Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Sono le 19, da poco passate. Come ogni venerdì, tempo di promo su FIFA. E che promo, perché parliamo dei team of the group stage, quindi i giocatori che hanno performato al meglio durante le competizioni europee, dalla Champions all'Europa, passando anche per la Conference League. Ci tengo subito a precisare che si tratta di carte non dinamiche, quindi non si andranno ad upgradare, e soprattutto non sono carte che vanno a far migliorare i One to Watch, a differenza di quello che accadeva l'anno scorso. Quest'anno i One to Watch migliorano di uno solo nel momento in cui la carta riceve un if o un man of the match, quindi non vi scandalizzate se il vostro Ronaldo ad esempio non si è migliorato. Quindi, tante carte molto interessanti, anche gratuite. Senza perdere troppo tempo, direi di andarcele a analizzare. Bene, eccoci qua sulla schermata di Footbin, dove abbiamo il primo giocatore, che è Robert Lewandowski. Giocatore che è stato derubato per tanti del pallone d'oro, secondo me più l'anno scorso che quest'anno, però comunque al momento quest'anno sta avendo una stagione incredibile e ha delle belle statistiche rispetto a quella che è la carta base. Prende un più 2 in velocità, un più 2 in tiro, un più 2 in dribbling, un più 1 in passaggio, più 1 in fisico, e l'aumento della difesa non ci interessa. Purtroppo Lewandowski risente sempre del solito problema, che è un giocatore di 1,85 m, è un giocatore che pesa 81 kg e ha 87 di forza, quindi purtroppo non risulta molto agile palla al piede, e in più è un giocatore che, non essendo velocissimo, risente del classico meta basato sui filtrantoni per lanciare le punte. Quindi direi che è un'ennesima occasione sprecata per vedere un giocatore fortissimo nella realtà che possa essere utilizzato anche su FIFA. Diciamo che lo promuovo con riserva, perché comunque poi parliamo di una carta con 97 di finalizzazione, 92 di potenza tiro, c'ha anche dei buoni passaggi. Onestamente, se ve lo ritrovate magari non scambiabili tra le mani, ci può pure stare che lo utilizziate, però se volete un mio consiglio andrei più su altro. Da Lewandowski passiamo al Sium, finalmente carta speciale del Sium, anche se comunque assomiglia parecchio alla carta Potm, perché se guardate in realtà c'ha semplicemente un più 1 di dribbling e un più 1 di fisico rispetto alla carta che era già uscita in precedenza, con l'unica differenza che ovviamente questo è scambiabile. Quindi anche per questo Ronaldo abbiamo tutti i problemi del Ronaldo precedente, ossia che non è così stragile, non fa tutta la differenza, palla al piede risulta un po' un tronco quest'anno. Certo, è vero che quando si ritrova la palla tra i piedi questo la butta dentro, è innegabile, però onestamente come prezzo al momento non lo sappiamo a quanto andrà, ma io sono sicuro che andrà a cifre abbastanza alte, per cui piuttosto che andare su questo non c'è questa grandissima differenza neanche col base, onestamente. Quindi per 600k piuttosto andrei a prendere lui senza andarsi a svenare su questa carta qui, anche se devo dire la verità che questo design delle carte della Champions quest'anno mi fa sognare. Come al solito GG al grafico della EA, che veramente è l'unico che si merita la pagnotta che porta a casa. Stesso discorso per Momo Salah, perché rispetto alla carta Potm becca un più 1 in tiro, un downgrade in passaggio e un downgrade in fisico. Quindi praticamente c'ha semplicemente questo più 1 che riguarda la potenza tiro, il long shot eccetera, e anche qua è l'ennesima carta di Salah che non è neanche così differente dalla carta IF 91. Poi parliamo di un giocatore con 3 di piede debole, che sapete per me quanto sono limitanti, perché diventate veramente prevedibili, però per utilizzarlo sull'esterno ovviamente parliamo di una carta che è clamorosa, con tutti comunque, vi ripeto, i limiti dettati dal piede debole, perché ovviamente è velocissimo, si speed boosta di Cristo, è stra-agile, c'ha un tiro della Madonna, soprattutto il tiro a giro, i passaggi, il lungo è un po' rivedibile mentre il corto è ok, però vi ripeto, qualità-prezzo onestamente non mi ci lancerei su questo, ma andrei a ripiegare magari su un 91 qualora dobbiate fare un acquisto. Donnarumma invece si candida a essere il GOAT totale, perché con questa linguaccia da fuori mi fa sognare, perché già l'89 non fa passare nulla, e questo qua con questi upgrades, in particolare con il più 2 di parata impresa, potrebbe essere veramente veramente ancora più OP. Quindi il cap è 200k, non credo che andrà neanche troppo alto, quindi questo qui secondo me vale la pena di inserirlo in squadra, anche per tutta la questione dei link che dà quest'anno, che sono veramente OP. Da Donnarumma passiamo a Cancelo, che quest'anno invece ha deciso di giocare a sinistra, visto che Mendy ci ha avuto dei problemi con la giustizia, come direbbe il maestro.
ed è diventata una carta atroce. Da terzino sinistro rispetto all'if abbiamo un più 2 in velocità, più 3 tiro, più 3 passaggio, più 3 dribbling, più 3 difesa, più 3 di fisico. Abbiamo un 4-4, un work rate di alto medio, ma non statevi a preoccupare. Molto veloce, ha anche un discreto tiro per un terzino, per cui potete anche sfruttarlo libero magari se lo volete far salire in un rombo. Ottimi passaggi, agilissimo, intercettazioni della Madonna, mentalità difensiva della Madonna. Intanto arriva anche una sub in diretta, un ringraziamento a mio fratello Ernesto che comparirà nel video YouTube. Stamina 96, magari pecca un po' per l'aggressività, però devo dire che questo qua è veramente atomico. Andrà probabilmente sotto il cap per quello che vedo io, visto quelli che sono anche tutta una serie di, insomma, intese che sblocca, soprattutto con Cristiano Ronaldo che è appena uscito. Quindi veramente, veramente tanta roba questo Cancelo, straconsigliato. Così come è ovviamente straconsigliato questo Marquinhos, che rispetto alla carta Road to the Knockout, quindi quello che si upgraderà, prende un più 2 di tiro inutile, un più 1 di passaggio e un più 1 di fisico. Quindi questo può essere un'alternativa, magari più low budget, se dovesse costare parecchio in meno di questo, che sta a 8,69. Si aspettava un 90 di questo Marquinhos, invece rimane sotto a quello dinamico e quindi probabilmente, insomma, la cosa gli farà tenere il prezzo a questo qua, mentre questo qui uscito oggi magari potrebbe costare levemente meno. Ovviamente parliamo di un difensore fortissimo, Marquinhos per me quest'anno non può mancare nelle difese, tra le carte diciamo oro non icon è assolutamente il migliore, quindi tantissima roba questo Marquinhos, straconsigliato. Poi abbiamo Sané, che onestamente vi dico poca roba, sia perché c'ha già una carta dinamica che costa 300k che è molto meglio, sia perché come al solito Sané si porta dietro il classico problema del 2 di piede debole, oltre che anche un giocatore di 1,83 m con un body type ambiguo, non si speed boosta neanche così bene, quindi onesto io questo qua lo bypasserei, c'ha anche un price range bassissimo e questo testimonia, diciamo, quella che è la resa in game di questa carta. Christopher Kunku, l'ennesima versione speciale, va ad assomigliare parecchio al Potm, ha solamente un più 2 di velocità e un più 1 di tiro, a dispetto però di un meno 2 per quanto riguarda la difesa. Onestamente questo qua ovviamente è un Kunku molto molto buono, però rispetto a tutti questi altri qua si porta dietro una difficoltà immensa nell'andare ad ibridare, visto che parte da ATD. Quindi sicuramente rispetto a questi altri perde parecchio, anche se le statistiche ovviamente sono fenomenali, io non oso immaginare questo coso tozza a fine stagione cosa può diventare, quindi piuttosto se avete il Potm GG, se avete uno di questi GG, ma questo qua faccio fatica a pensare di inserirlo in una squadra, visto che più che compiti offensivi questo viene deputato poi a compiti di difesa, perché è vero che c'ha ottime stats di tiro eccetera eccetera, però è anche vero che c'ha quel 3 di piede debole che davanti non me lo fa preferire e invece lo rende un centrocampista veramente totale, soprattutto se lo lasciate libero di agire un po' in mezzo al campo così anche in fase offensiva. Federico Chiesa era la carta che un po' tutti si aspettavano e volevano, giocatore da paura, infatti ha preso degli aumenti statistici impressionanti, più 3 di velocità, più 6 di tiro addirittura, più 6 di passaggio, più 7 di dribbling, più 5 di fisico, questo è l'esterno più forte in Serie A a mani basse, si mette in tasca Kulusevski, si mette in tasca tutti quanti. Il cap non è neanche altissimo, 300k per una carta che comunque ha 94 di velocità, 92 di potenza tiro, 85 finalizzazione, buoni passaggi, estra agile, c'ha 91 di stamina, quindi lo potete usare esterno, potete improvvisarlo COC, lo potete usare da seconda punta, questo veramente è veramente veramente top. Tanta roba, finalmente una carta buona per la Serie A, anche se manca la punta, che in realtà vedremo a breve. Christensen non mi dice granché, perché è vero che si è beccato un più 15 di velocità, ma rimane questo 74 di accelerazione che è estremamente penalizzante, lo stesso che penalizza anche Van Dijk, e onesto si porta dietro anche un grosso problema di ibridabilità, visto che è danese, ed è vero che è della Premier, però con tutti i difensori che sono usciti quest'anno eviterei di andare a prendere questo Christensen. Arriviamo a Vinicius, che è un'altra carta da fuori di testa, perché ha preso il 99 che gli mancava in velocità, più 2 di tiro, più 2 di passaggio, più 1 dribbling, più 1 di difesa che non serve a niente e più 1 di fisico.
ovviamente arriva al massimo per quanto riguarda accelerazione e velocità, 99 di agilità. Il tiro inizia a diventare umano, anche se quell'81 di finalizzazione mi lascia sempre un po' triggerato. 90 di stamina, 79 di freddezza, pure un po' risicato. Costerà tantissimo. Io fino ad ora ho sempre preferito Neymar per via del body type di sto Vinicius, che un po' me lo lasciava, non lo so, non preferire all'altro brasiliano che sembrava speed boostarsi meglio, però questo qua sicuramente è un try, merita di averlo, però calcolate che rispetto all'85 che sta crashando sicuramente andrà a di più e, le statistiche non sono neanche così tanto differenti, quindi valutate bene cosa fare con questo Vinicius, maneggiare ma con cura. Raga, questo io faccio fatica a commentarlo, perché hanno rilasciato una carta che è spaziale, più 4 di velocità, più 11 di tiro che non ci porta, più 14 passaggio, 14 dribbling, più 10 difesa e più 10 fisico per questo Thiago Jalot che io non conoscevo, 1,90 m, high get average come body type, velocissimo, 84 di agilità, quindi con l'L2 si teletrasporta, 84 di aggressività, 95 forza, mentalità difensiva 84, 85 di intercettazioni, c'ha pure dei buoni passaggi, 84 freddezza, 88 di reazione. Questo è veramente allucinante. Linka perfettamente Marquinhos, linka Renato che è uscito, linka pure eventualmente Cancelo terzino sinistro se ci volete mettere un terzino portoghese. Veramente, veramente distruttiva questa carta. Diciamo una sorta di Militao, va, della Ligan. Veramente OP questo, valutate veramente di prenderlo, anche se costerà tanto. Vediamo un po' che andamento ci avrà. Haller da SBC, onestamente lo lascerei là, perché parliamo di un Cristo di 1,90 con 94 di forza e 84 di agilità, sinonimo di tronco, con tutto il bene che gli voglio a Sebastiano. Mentre arriviamo a Osimhen, che è un obiettivo, quindi è una carta gratuita. Vi dovete mettere là, sbloccate gli obiettivi e lo riscattate. Fatelo, perché come tutte le carte gratuite le fate, è un 86, quindi se pure un domani lo volete buttare in un SBC, l'ho buttato in un SBC, a 3 di skill che un po' mi triggera, però a 4 di debole, è 1,85 per 88 di forza e 85 di agilità, quindi non sarà il più agile, però è veramente fast, cioè ha pure 91 di finalizzazione, 85 di potenza tiro, quindi è tanta roba. Non lo metterei sull'esterno, visto il 62 di passaggio lungo, però per il resto, vi ripeto, è una carta gratuita, in una Serie A dove mancano gli attaccanti, per me potrebbe anche tranquillamente essere trastato. Benarama, altro giocatorino che non vi dico non male, perché è un 4-4, basso, agile, buona velocità, discreto tiro, discreti passaggi. Questo lo potete giocare esterno, COC pure seconda punta volendo, anche se è parecchio arrangiato là. Soprattutto esterno e COC, per me è una carta che è low budget, diciamo il Marez dei poveri, va. È il Marez che parte già COC rispetto a Marez che parte esterno, quindi questo qua potete anche pensare di provarlo, non è malvagia come carta. Chiudiamo con Eric Botheim, che onestamente il botanico si commenta da solo, 3-3, 1,80 m, insomma, norvegese del Bodø/Glimt, inibridabile, linka con Haaland per il meme, una carta totalmente inutile. Di questa avremmo potuto fare tranquillamente a meno. Quindi, ragazzacci, per quanto riguarda questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di queste carte fantastiche che sono uscite, se proverete qualcuno, se qualcuno vi intriga e soprattutto chi magari vi aspettavate e chi vi aspetterete se verrà rilasciato un Team 2. Io vi ricordo in descrizione tutti i vari riferimenti per le live giornaliere sulla piattaforma Viola e i vari partners. A me non resta altro che augurarvi una buona serata, un saluto da Riberoschi, ciao!